Eccoci qui come tutti i sabati fino diciamo alla fine di luglio, al fine di luglio, poi prenderemo la pausa estiva classica, insomma, che tutti gli anni facciamo, staremo fermi una ventina di giorni nel mese di agosto e già dico che la prima settimana di agosto saremo aperti solo la mattina, poi chiuderemo mi pare il 10, adesso non so quando cade l'ultima settimana e riapriremo il 27 di agosto e con le trasmissioni adesso vediamo l'ultima sarà appunto l'ultima di luglio l'ultimo sabato di luglio e cominceremo un po' prima del 27 più o meno adesso vediamo un po' e vi farò sapere. Per adesso invece andiamo avanti con le novità che sono arrivate, qualcosa, questa settimana di nuovo c'è e come sempre insomma le presentiamo, poi vediamo se riscuotiamo interesse da parte vostra. E, come sempre ricordo che siamo interessati al ritiro del vostro usato, quindi se avete delle permute da proporci fatelo, noi siamo qua e vediamo un po' di esaminare se riusciamo a fare qualcosa. Prima di cominciare salutiamo come di consueto la regia, Slato e la Saretta, che adesso è sotto esame, qui è qui che sta studiando, ancora mi sta ripetendo, tra l'altro, le malattie psichiche. E io quelle, più che ripeterle, ti posso far vedere quelle che ho io, ti faccio vedere quelle che ho io di malattie psichiche. Psichiatria, psichiatria. Allora, il primo orologio che facciamo vedere, questo bellissimo cronografo della Marie Lacroix, che costava 2600 euro, lo proponiamo a 1350. È un 42 mm, grande, un bel padellone, braccialato, con un movimento che è il classico va giù, 7750, datato, con data, cioè, poi abbiamo la classica. Il fatto che sia automatico è un bel quadrante bianco, quadranti tono su tono, no? È un classico cronografo pulsanti a pompa. Fai vedere anche il bracciale, 1350 la richiesta. Marie Lacroix, che è un marchio che comunque lavora bene, un peso medio, diciamo, forse un peso leggero più che peso medio, però devo dire ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Zaffiro il vetro, rimessa rapida del datario, braccialato acciaio, ritiralo. Poi c'era questo cronografo che a me piace davvero tanto, la richiesta era 1800, questo Driva, diametro 38 con questo quadrante due toni di colore, cassa oro, sì, monopulsante, questo qui è un monopulsante degli anni 40, è un orologio che ha parecchi anni, però ancora davvero si fa godere appieno, proprio bello, proprio bello. Il quadrante è rimasto devo dire nuovo, devo dire rimasto proprio come all'origine perché non è ristampato assolutamente. Gradevole appunto questi due toni, questa fascia delle ore evidenziata in verde addirittura che contrasta piacevolmente con l'oro giallo della cassa. 1800 la richiesta, al movimento tra l'altro credo sia un Vajoux, ha sicuramente ruota colonne. Quindi un orologio che vabbè, ok, Driva era un atelier di assemblaggio, però montando questo movimento all'epoca dava segno che voleva fare le cose per bene, perché i movimenti così Vajoux, Venus, Excelsior Park, poi così erano quelli della Martel Watch, eccetera, non erano i movimenti cronografici. Più apprezzati, il top di gamma, no? Erano i migliori in assoluto. E quindi chi montava questi movimenti già metteva le mani davanti, faceva capire che voleva fare un bell'orologio. Ritiralo anche questo. Questo è il Bulova, quello 666, il Devil Diver. Qui la richiesta è 1200, ma perché è quello d'epoca degli anni 70, con la classica cassa tonneau. Poi abbiamo quelle riedizioni, ne abbiamo una se non sbaglio, di riedizione di questo orologio che ripeto è l'originale e che costa molto meno, siamo sulle 400 euro, però è una riedizione. Qui c'è il fascino del vintage, dell'epoca, c'è la rarità, no? Perché poi questi orologi ne hanno fatti non tanti, non ne hanno fatti tanti e comunque ne sono arrivati a noi ancora meno, no? Quindi ovvio che sono più ricercati perché fascino diverso, no? E dai collezionisti e
la richiesta è chiaramente diversa rispetto a quella che è magari la richiesta di un orologio che è stato riprodotto adesso, sempre dalla Bulova. Peraltro, questo è più piccolo rispetto alla riproduzione. Questo mi pare che sia un 38 mm come diametro, mentre la riproduzione è molto più grande, è un 42 addirittura. Automatico, daily swatch, lo chiamano così perché la profondità, lo ricordo, è indicata in piedi, quindi 666, e sappiamo che il numero 666 è il simbolo di Lucifero, del diavolo. Ritiriamolo, ritiriamolo, ritiriamolo. Questo ha anche un bel cronografino. Anche questo, sì, ruota colonne. Quindi adesso devo vedere che macchina è arrivato da poco. Questo non l'ho ancora esaminato. Devo dire, non ho ancora avuto tempo. Però è un bel cronografino perché chiediamo 850 euro anche qui, atelier di assemblaggio. Però mi pare è assolutamente degno di attenzione, degno di attenzione. Addirittura, ecco, notiamo i 45 minuti, credo sia un martelwatch, questo è un movimento che poi utilizzavano la Zenith, utilizzava la Universal Genève, e poi appunto con il 45 minuti indicato, ruota colonne. E quando vedete queste due caratteristiche, 45 minuti cronografici e ruota colonne, sappiate che siete di fronte a un movimento importante, prestigioso. Cassa tamburo, 8,50 la richiesta, gradevolissimo. Pensate che il movimento vale, solo il movimento vale 1000 euro, Mi fa strano solo il perché 6 movimento. indicato come 5, Eh? mi fa strano perché ore 6 è indicato come numero 5 Ore 6 indicato col numero 5? Aspetta. No, romano. no, è No, indicato 6, come avevi letto male. Cioè c'è il 5 e poi l'altro 6, il 6. No, sono cifre al 12 e al 6, abbiamo le cifre arabe, il resto degli indici barretta, poi abbiamo le due scale, tachimetrica e telemetrica, no? Nella parte periferica. Il quadrante, devo dire, è ancora ben conservato, è gradevole, è in patina, bello. Il nome è, mi pare, Valix, no, Valix, non riesco a leggere Varix, Varix. Comunque questi nomi, ripeto, erano nomi così che poi non si sono trasformati in manifatture, erano semplicemente atelier di assemblaggio, cioè facevano fare le casse, ideavano il quadrante e compravano i movimenti. E la differenza sta lì, no? In questi atelier di assemblaggio, in base al movimento che acquistavano per poi produrre l'orologio, voleva dire che era o di qualità o invece più dozzinale. Allora montavano magari Landerong, eccetera. Ritiralo, ritiralo. Bommercier, Capeland, prima versione, anche qui 1200 come richiesta. Mi pare ci sia anche la scatola adesso, magari, ma non sono orologi da scatola garanzia questi. Sono orologi da godersi al polso. 40 mm, 39 per l'esattezza. Acciaio acciaio, automatico, datario rimessa rapida, forma abbastanza rotonda, morbida della cassa che è in tre corpi, lunetta, Carrure e fondello, e poi abbiamo i classici pulsanti quadri, cifre arabe sinuale, lancetta d'aga, bello orologio. Fai vedere lo stato di conservazione, 1200 la richiesta, dicevo che la scatola dovrei averla. Automatico e braccialato, automatico e braccialato. E questo è un classico della Baumercier. Poi vedremo più avanti il modello nuovo, no? Quindi diciamo quello dopo questo, perché questo aveva la lunetta semplice a spiovente, l'altro invece ha la lunetta graduata. Comunque entrambi davvero gradevoli. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era quello automatico anche qui 1200 della Eberhard. Attenzione perché è un 37 mm, quindi già è un oversize. Automatici questi che davvero non hanno nulla da invidiare ai pari epoca della Rolex, perché questo era un movimento eccezionale, tra l'altro con i secondi centrali, vedete. Questo fa parte un po' degli orologi che vengono definiti così i dress watch, no? Dress watch.
orologi che ci godremo poi è magari meglio quest'inverno, quando poi con cappotti, giubbotti, maglioni, camicie, eccetera, siamo coperti, vestiti e magari insomma l'orologio ingombrante, sportivo, spesso, eccetera, ci dà noia, ci dà noia. E assolutamente vanno rivalutati questi, perché poi si trovano delle cifre davvero che non gli rendono, non rendono loro giustizia, no? Perché questo non è un orologio a 1200 euro, sinceramente. Ritiralo. Così come non lo è questo, sempre della Bommercier, il Formula S acciaio oro, anche qui avevamo chiesto, mi pare 1200, ma stiamo parlando di automatico, cronografo, zaffiro il vetro, rimessa rapida del dattario. E anse snodate, lunetta in oro che non guasta, insomma, 1200 euro non rende a questo orologio la giustizia dovutagli. E fai vedere tra l'altro anche il cinturino che comunque è rifinito con una dépliant, chiusura dépliant con tra l'altro la FiBlock, se non sbaglio, sì, adesso l'avevo messa male, ma c'è la FiBlock che rende più sicura la chiusura del cinturino. Acciaio la cassa 39 mm il diametro, anche questo è un orologio gradevolissimo da godersi al polso, orologi che vanno, ripeto, rivalutati, anche perché ce li godiamo proprio tranquillamente al polso, no? Non sono troppo conosciuti, sono orologi conosciuti da una cerchia, da una nicchia di persone che magari sono appassionati, che hanno una certa cultura orologera, no? E quindi poi alla fine al polso non abbiamo il segnatempo da 2 lire e abbiamo un orologio importante che nessuno ci nota, che a volte non guasta, che a volte non guasta. Ritiriamolo, il fatto di non essere troppo notati al giorno d'oggi non guasta, non guasta. Qui avevamo chiesto 1200, dai, di questo Omega automatico del 73, se non sbaglio, sì, qui siamo anni 70, tipica la cassa tondò, di questo orologio, 1973, cassa in oro 1200. Cambieremo il prezzo quest'inverno se rimane, se rimane, perché questo è un orologio che ne vale almeno 1500 tranquillamente. Stiamo parlando di un automatico Omega, orologio che davvero, se fosse un Rolex pari epoca, sarei qua a chiedere 6500-7000 euro, dai, solo perché c'è scritto Rolex. Non ha la data, ma non guasta esteticamente. E bello invece il quadrante, con questa finitura grenée. Argento il colore, anche qui abbiamo i secondi centrali, il movimento ricordo è un automatico, diametro 36, 36, sì, un 36, anche se la cassa tondò poi lo amplifica, no? Questo diametro, cioè nel senso che sembra ancora più grande proprio per via di questa cassa. Poi considerando insomma il valore dell'oro che abbiamo oggi, attenzione, questa è una cassa da 15 grammi, fate voi. Ritiriamolo, poi c'era l'Alpina, il Seastrong, quello due corone, l'Heritage, questo bello di nuovo, è nuovo, è del 23 ma è nuovo, lo propongo a 1000 euro. Cosa costava di listino? Vediamo se riusciamo a trovarlo, il listino, boh, costava molto di più, vabbè, vediamo, 40 mm, bello, automatico. Finitura bronzo, PVD non ha la cassa in bronzo, attenzione, lo dico che non ha la cassa in bronzo e qua vediamo insomma la filosofia delle due corone che si contrapponeva alla filosofia della lunetta girevole esterna, no? Parlando di diver, i diver ovviamente devono essere equipaggiati di una lunetta che ci indica i tempi dove prendiamo i punti di riferimento, no? Per i tempi di immersione, questa lunetta poteva essere o esterna o interna. Inizialmente i primi diver la mettono internamente perché non vogliono, questa lunetta non deve essere urtata, cambiata di posizione da urti accidentali, no? Quindi se la metti all'interno assolutamente al riparo da eventuali urti esterni durante l'immersione, no? Però questo comporta che cosa? L'introduzione di una seconda corona, di un ingranaggio particolare, eccetera. Per cui tu regoli la lunetta attraverso la seconda corona, che di solito è 1 in 2. Oppure
che poi è una soluzione meno costosa, quella della lunetta esterna girevole unidirezionale, in modo che se anche prendi un colpo la lunetta può girarsi solo in un verso, per cui accorcia i tempi di immersione, ma non li può allungare, no? Quindi, per esempio, voi vi siete immersi alle 9, sapete che avete 2 ore d'aria, quindi entro le 11 dovete scappare. Se prendete un colpo e la lunetta si sposta alle 8, e vabbè, voi siete in sicurezza, no? Perché avete 2 ore, pensate di esservi così immersi alle 8, no? E quindi avete tempo per così non rimanere senza aria. Questo è il motivo importante, che ha nel tempo appunto fatto nascere queste due filosofie, no? Della lunetta interna o la lunetta esterna. Tanto ci godiamo questo orologio, che per via della lunetta ha questo quadrante bitonale, 2 toni, bronzo nella parte centrale e bianca appunto la lunetta. Ritiriamolo il diver della Alpina, altra grande azienda, altro grande marchio che i più non conoscono, ma diciamo è esistito, è stato un protagonista del Novecento. Questo invece è un tuttora, questo marchio è tuttora protagonista, IWC, tuttora protagonista IWC così dell'orologeria mondiale. E questa, attenzione, questo è il calibro 81 automatico. Ricordo sempre che questo è un orologio rarissimo. Intanto 40 mm di diametro, cassa oro. E qui ne hanno prodotti di questi calibri 2400 tra il 1950 e il 1951. Quindi voglio dire, sì, qui c'è poco da spaziare. L'orologio credo sia del 1951. E caratterizzato da questo quadrante Paipan, un po' vissutello. È vissutello il quadrante, ecco perché lo proponiamo a 2500 euro. Avesse il quadrante in ottime condizioni, questo sarebbe un orologio a 5000, perché è davvero molto molto raro, L'ideale sarebbe trovare un quadrante meglio messo di questo, no? Questo, ripeto, un po' fiorito, un po', però ancora godibile, per carità. E giustifica appunto il prezzo abbastanza invitante, 2005 appunto, Cassa ovviamente in oro, e questo è stato il primo calibro automatico realizzato da Albert Pellaton, direttore tecnico dell'IWC tra gli anni 40 e gli anni 70, quello che ha ideato, progettato il famoso sistema di ricarica Pellaton. Ritiriamolo, queste sono cose che comunque i collezionisti, gli intenditori sanno, io magari così le ripeto, ma non ho certo bisogno di spiegare un calibro 81 ad un collezionista IWC, anzi è lui che magari lo spiega a me. E Baumercier, eccolo qua l'altro, quell'altro Capeland, qui la richiesta era 1300, vedete come è cambiata l'estetica? Diciamo evolvendo il modello Capeland cronografo, rispetto al precedente. Vediamo che per esempio i pulsanti non sono sempre così non rotondi, ma li hanno addirittura mimetizzati con le spallette di protezione della corona. Poi abbiamo questa lunetta che è diventata girevole unidirezionale graduata, più ampia, più grande. Le anse sono sempre rimaste spesse come nel precedente modello, invece è cambiata la gamma dei quadranti, devo dire molto bello, questo quadrante chiamato anche Panda, fondo bianco con contatori in contrasto nero. Abbiamo sempre la data, finestrella, a rimessa rapida ore 3, la corona vite e in questo caso un cinturino caucciù. Ieri è venuta la zia in negozio e tra tutti gli orologi che erano in vetrina ha notato questo, ha notato questo. Che orologio è questo? Strano, perché sai che lei nota sempre le cose più interessanti, particolari, anche con gli uomini a gusto, devo dire. Quindi insomma. E bello però, 1300 euro la richiesta, 1300 euro la richiesta. Poi andiamo avanti sempre con Eberhard, altro padellone, però questa volta carica manuale.
Il calibro è il 137, 800 euro, un 38 mm. Uè, grande questo, è grande. Altro dress watch che ci godremo poi quest'inverno, lo propongo 800 euro adesso. Poi magari non è escluso che verrà rivisto il prezzo, quando poi magari l'interesse verso questi orologi crescerà sicuramente, insomma, magari quest'inverno. Pare vado che secondo me assisteremo nei prossimi anni ad una crescita di interesse verso i non Rolex, lasciatemelo dire, no? Perché poi i Rolex hanno, non dico stufato, però hanno un po' inflazionato troppo il mercato, li vedi da tutte le parti, vengono venduti da tutti, da tutto, ci sono. Ma magari c'è cioè, davvero chi idraulici, macellai, meccanici, avvocati, ingegneri che vendono Rolex, perché adesso tutti si sono messi a vendere Rolex, no? Ma comunque al di là di questo poi ha un po', secondo me ha un po' saturato, no? L'idea dell'orologio. Quindi, a mio avviso ci sarà spazio per la crescita dell'interesse verso altri marchi, altri orologi che verranno piano piano scoperti, indossati, proposti, fatti vedere, esibiti. Quindi, a mio avviso questi poi sono gli orologi che nei prossimi così 10 anni saranno un po' i più interessanti, anche perché poi ce li godiamo più tranquillamente al polso, diciamoci la verità. Ritiriamolo, ritiriamo. Questo invece è comunque un orologio, quello che vado a farvi vedere, un orologio di nicchia. Come si chiama questo qua? Il Night Flyer, non me lo ricordavo mai. Night Flyer di Corum, che è un orologio particolarissimo, fa parte della collezione Bubble. Però vedete con un quadrante molto caratteristico, con il teschio che ha il casco alato, questo teschio alato che troneggia centralmente sul quadrante, dove notiamo le cifre arabe ai quarti e notiamo questa lancetta che scorre dei piccoli secondi a forma di spada insanguinata, no? Quindi insomma c'è una certa aggressività, una certa, come si dice? Una voglia di impressionare, impressiona, ecco, questo qui non è certo un orologio che passa inosservato. E è un orologio che è stato realizzato in un numero limitato di pezzi, no? Questo è corredato in scatola di garanzia e la proposta è a 1.800, attenzione, questo è un proposto a 1.800. Orologio, dicevo, di nicchia, vengono proposti questi orologi a cifre diverse, molto più alte spesso, costa anche abbastanza, perché questo orologio non so se abbiamo marcato il prezzo di listino, no, non l'abbiamo marcato, ma il prezzo di listino era abbastanza elevato, Certamente più del doppio di 1.800, più del doppio di 1.800. Corum Bubble Night Flyer, vedete, tanto le condizioni sono ottimali, finitura PVD della cassa nera che lo rende ancora più aggressivo e poi questo, tra l'altro, questo cinturino particolarissimo, che lo rende adatto ad un utilizzo anche, insomma, quotidiano, quotidiano. Ritiriamolo, ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era, ecco, come primo Rolexino, faccio vedere questo acciaio oro Lady, a 1.900, in vetroplastica, bello, un entry level per chi magari vuole avvicinarsi al mondo Rolex. Tra l'altro, so che comunque ci sono tante donne, tante signore che amano ancora l'orologio piccolo. E sono fortunate, tra l'altro, perché riescono a recuperare pezzi che, se solo fossero più grandi, come dimensione, come diametro di cassa, costerebbe almeno il doppio, almeno il doppio. Visto che, ecco, la richiesta verso i Lady è minore rispetto agli orologi 34, 36 mm, 31 mm anche, questo è un 29, questo è un 29. E ovviamente da usato perdono un po'. Questo è un acciaio oro, 1.900 euro. Lady Date, Lady Date. Ritiriamolo. Altro padellone interessante della Vulcain. Di questo avevamo chiesto 1.200, confermato. Questo, attenzione, perché è un 38 mm, anche questo molto evidente. Orologi questi che,
sono difficili da trovarsi. Io difatti quando me li propongono li ritiro sempre, li prendo perché sono convinto che nei prossimi anni esploderanno questi padelloni, dress watch grandi, che se ne trovano pochi perché in quei periodi questi orologi erano mal visti dalla collettività, no? Erano considerati dei padelloni, patacconi, cose poco eleganti, poco raffinate e quindi non apprezzati. Ovviamente però qualcuno ne aveva bisogno, no? Per motivi così professionali, perché aveva bisogno di un orologio la cui lettura fosse facile, agevole, e quindi c'era una piccola richiesta di questi orologi oversize grandi. Quindi ne facevano pochi le case perché erano poco apprezzate. Oggi questi pochi, che sono diciamo ancora meno, no? Perché nel tempo tanti di questi sono andati perduti, sono invece apprezzati. Così c'è una forte domanda, no? Per gli orologi grandi oggi come oggi. Quindi 1200, lo stesso orologio avesse un diametro di 34-33 mm, sarei qua a chiedere 600-700 euro. Cassa oro, cassa oro. Questo è l'altro Air King, quello da 3600, confermiamo, confermiamo, è un tra l'altro 71-72, corredato questo, scatola garanzia. Veramente c'è un amico del Ponente Ligure che è interessato a questo orologio, però è legato il suo interesse a così la vendita di altri orologi, adesso poi vediamo un po', eh. Chiaramente io non lo posso fermare, lo propongo se qualcuno è interessato. Me lo dice, qui siamo comunque nel campo di orologi da collezione, no? Perché poi un Air King degli anni 70 corredato e scatola garanzia non è facile da trovarsi. O meglio, un Air King vetroplastica, sì, degli anni 70 è facile da trovarsi. Corredato con scatola garanzia, no, no. Ritiriamolo anche questo, ritiriamolo. Questo è stranamente passato, non dico inosservato perché qualcuno di voi l'ha notato, qualcuno è venuto a vederlo, ne abbiamo parlato, eccetera. E però poi, così, insomma, per adesso è ancora qua. Della collezione Matchmore di Roger Dubuis, l'ho pronunciato bene oggi, eh? Dubuis, no, perché leggendolo così io mi veniva a dire Dubois, no? Chissà perché, invece Dubuis, perché qualcuno di voi che conosce il francese mi ha corretto. Anzi, ringrazio tutti coloro i quali mi correggono perché se sbaglio non lo faccio apposta e se qualcuno mi corregge ringrazio perché imparo qualcosa, no? Ci sono persone che si irritano, no? Si infastidiscono se li correggi, ma no, no, assolutamente. Se tu sbagli, se uno ti corregge, voglio dire, impari qualcosa. Comunque, al di là di questo chiediamo 6.500 euro, è la collezione Matchmore, no? Di Roger Dubuis, una collezione caratterizzata da questa cassa di forma, in questo caso rettangolare, poi c'erano diverse misure, questa è la più grande, c'è scatola garanzia qua, ma dico solo per così far capire all'utenza l'importanza di questo orologio, dico che è fregiato del punzone di Ginevra, questo ha il punzone di Ginevra e sapete che ogni orologio che ha il punzone di Ginevra vuol dire che la qualità è ai massimi livelli, la finitura manuale, il punzone di Ginevra è un fregio, è un punzone che viene dato per legge, c'è una legge che così spiega tutte le caratteristiche che deve avere un orologio per avere il punzone di Ginevra, è una legge del 1958 se non sbaglio, e che prevede tutte le finiture manuali che un orologio il cui movimento sia realizzato, o meglio che sia assemblato l'orologio nel cantone di Ginevra, tutte le caratteristiche che il movimento deve avere per essere fregiato del punzone di Ginevra, appunto. E sono caratteristiche, diciamo, di elevata qualità. Questo comunque, al di là di quello che dico, lo potete marginalmente capire solo osservando, ecco, il movimento. Vedete il rotore in oro, il decoro Côte de Genève,
l'anglage, insomma, l'altissima valore, diciamo, di finitura, di rifinitura del movimento. Anche la cassa poi ovvio che deve essere adeguata, no? Non è che possiamo mettere il motore di una Ferrari su una 500. Cinturino caucciù, sagoma, questo è un bell'orologio, davvero. Orologio che mi costava, mi pare, di listino più di 14, costava 14.000 euro, una cosa del genere. Ritiriamo, cos'è che ci vuole qua un polso grande? Questo sì, Io ho provato a indossarlo, vabbè, io ho il polso estremamente piccolo, però non riesco, ci vuole un polso abbastanza consistente, quello sì. E di questo, poi abbiamo deciso di chiedere 6 e 2, va bene. È un Explorer 1, scatola garanzia, 36 mm, ridimensionato il prezzo. Come si stanno ridimensionando un po' tutti i prezzi di Rolex, no? Ci sono tante persone che ancora tengono duro, no? Vogliono realizzare certe cifre, però devo dire ormai è quasi impossibile. O sei aggressivo, nella proposta, nel prezzo a cui proponi il Rolex. Te lo tieni, te lo tieni, va invenduto, perché poi tanti di voi, ecco, vedono a quanto vengono proposti sulle varie piattaforme web, eccetera, gli orologi. E vabbè, un conto è chiedere, un altro ottenere, no? Lo dico sempre. Anch'io posso chiedere a Belen se esce con me sabato sera, bisogna vedere se ci esce. Pare Però con la che Ferragni dovresti poterlo con la Ferragni? fare. Lei allora No, sì. Ferragni no, no, Ferragni proprio non è il mio tipo, no, Ferragni proprio no. Quelle scheletriche non sono tanto il mio tipo. Poi mi è antipatica, devo dire la verità, mi è antipatica. No, ma anche Belen, sinceramente, no. Non saprei io adesso. Francamente io vedo per strada certe donne, perché poi me le ragazze non le guardo più, perché a mia età non è che guardo ragazze di 20 anni, sono le mie bambine quelle. Però ci sono delle donne che secondo me, ecco, mo meritano molto di più di tante, icone televisive che vengono idolatrate come bellissime donne. Boh, non lo so, non lo so. Io per strada, ripeto, ne vedo di migliori, di migliori. Poi è chiaro, è questione di gusti, è questione di gusti. Quindi, ritornando al discorso, non è che chiedendo ottieni. Tu puoi chiedere, ma bisogna vedere se ottieni. Se io di questo orologio chiedo 8.000 euro, bisogna vedere se qualcuno me li dà. Ritiriamo, fino a qualche tempo fa si chiedevano e venivano realizzate certe cifre, ma ora si sta ridimensionando tutto. È finita la bolla, diciamocelo francamente, anche se diciamo è così una cruda realtà che dobbiamo dire. La bolla dei Rolex che è durata dal 2010 al 2018 è finita, no? E per bolla intendo la rivalutazione mensile, annuale che avevano questi orologi perché erano continuamente ricercati da coloro i quali non erano interessati solo all'orologio, anzi per niente, all'orologio erano interessati all'investimento, quindi ai soldi, a tesaurizzare i soldi, a farli rendere, alla speculazione. No? Bene, questo è finito, questo discorso è finito e adesso ritorna ad esserci finalmente una domanda normale, verso anche questi orologi Rolex, bellissimi tra l'altro, ma da godersi al polso, non da usare come moltiplicatori di soldi. No, no, gli orologi sono fatti per essere goduti al polso. No, come questo per esempio, ma guardate che delizioso, questo calibro Lemania il 105, abbiamo chiesto 1100 euro, un 33 mm, che poi tra l'altro questo diametro qua dovrebbe essere un valore aggiunto nell'orologio, perché lo rende più piccolo, lo rende ancora più affascinante, più gradevole, no? Oggi purtroppo siamo un po' condizionati dal fatto che vediamo tutti orologi grandi, molto, molto visibili al polso. Invece una volta era il contrario. Questo è un 33 mm cronografo pulsanti a pompa con un movimento che tra l'altro è il 320, è lo stesso movimento che poi è stato montato sul Moonwatch, no? Orologio degli anni 50 questo, 40, 50, sì, fine anni 40, inizio anni
50 al 105. Con il suo quadrante originale, eccetera. Questo comunque è un pezzo da collezione, da appassionati, da buongustai. Particolarissimo, molto raro. E io lo vedrei splendidamente al polso di una donna. Che bello che sarebbe una donna. Anche le donne, con tutto che amano molto travestirsi, o meglio vestirsi con le cose maschile, leggi pantaloni, scarponi, poi aspetta, muscoli, tatuaggi, eccetera, no? Negli orologi no, no? Negli orologi, sì, l'orologio è apprezzato, l'orologio maschile sportivo. Però il cronografo d'epoca non è troppo apprezzato l'orologio d'epoca non è troppo apprezzato dal pubblico femminile e qui permettetemi di dirvi, signore donne, che sbagliate perché in realtà se cominciaste ad indossare, ad esibire, a vestirvi con gli orologi d'epoca, ne guadagnereste, ne guadagnereste in fascino, in prestigio, in charme, assolutamente. Ritiriamolo, quindi metteteli, basta con questi orologioni da andare a caccia di coccodrilli, mettetevi un po' anche le cose particolari, che hanno anche un valore culturale, se vogliamo, no? Cercate di mostrare la vostra cultura e personalità. 4,9 la richiesta, amici di questo Rolex, che vabbè, questo, cioè, ti piace vincere facile, no? Qua non si sbaglia. Misura media, quindi molto apprezzato prevalentemente dal pubblico femminile. Lunetta zigrinata, quadrante con decoro a coste verticali, scatola garanzia, c'è tutto. Questo orologio, se andate a cercarlo nuovo, sarà circa 9.000 euro di listino. E qui troviamo un interessante proposta a circa la metà di quel che vale, di quel che vale. È acciaio oro, è automatico, ovviamente, è un day just, misura media. Fai vedere lo stato di conservazione, credo, no, se non mi ricordo se è stato revisionato questo orologio, vabbè, al limite lo faremo revisionare, però vedete che ancora ci sono le tracce del bollino verde, quindi è un orologio che è stato indossato poco e bene. Non è un orologio stanco, È un orologio degli anni 90, non so se abbiamo messo l'anno sul cartellino, lo vedo 80, ecco, anni 80, fine anni 80 sicuramente, però devo dire in ottime condizioni. Ritiralo anche questo. Ho un altro orologio, che non mi avete considerato. 1.700 ho chiesto, dai, 42 mm. Eterna Contichi. Oggi, tra l'altro, che ha un valore storico, no? Storico-culturale, perché in realtà l'impresa di quel norvegese Thor Heyerdahl, mi pare si chiamasse, spero si pronunci bene così. Che tra l'altro è sepolto nelle alture di Finale, se non sbaglio, no? Perché ha vissuto, perché nella sua così vecchiaia si era ritirato nell'entroterra finalese, e diciamo abitava lì, ancora credo ci siano le sue discendenze, una figlia che abita appunto nel Ponente Ligure. E vabbè, questo cosa ha fatto negli anni 40, negli anni 50, mi pare aveva dimostrato che dalle coste del Sud America si poteva arrivare fino alle isole polinesiane, no? 11.000 km, in epoca precolombiana, quindi che in pratica queste isole potevano essere state colonizzate dagli abitanti del Sud America. Cosa ha fatto? Questo si è costruito una zattera con materiali appunto precolombiani e si è buttato in mare e ha fatto vedere che era possibile arrivare fino alle isole polinesiane. E l'unica cosa che aveva di moderno era l'orologio, fornito dall'Eterna, appunto, è chiamato Contichi, Contichi perché la zattera si chiamava Contichi, che credo che fosse un dio
polinesiano, questo Contichi, adesso non mi ricordo, c'è comunque un... Ah, ebbene, questo orologio poi è diventato un po' un cult nel tempo, ancora oggi ricercatissimo dai collezionisti, parlo dei modelli, diciamo, dell'epoca, e questa ovviamente è una riedizione moderna di questo affascinante orologio, devo dire magnifica, eh. Tanto un po' diversa con questa lunetta. Diciamo particolare, fissata da questi cinque perni e poi questo quadrante molto luminoso in questo caso, perché poi c'era la versione anche quadrante nera, ma mi piace davvero di più questa con la quadrante argento. Cinturino sagommato in caucciù, 10 atmosfere, GMT, questo fa parte del nuovo corso, nel New Deal. Che tante case seguono, cioè di realizzare orologi che abbiano insieme buone caratteristiche di impermeabilità, quindi subacquei, diver, ma anche GMT. Perché pare che oggi come oggi noi vogliamo l'orologio GMT perché siamo dei viaggiatori, eh? Vero Sara? Siamo viaggiatori, giriamo, non troviamo pace. E poi abbiamo bisogno di buttarci in acqua, pare questo, eh. Sì, perché uno quando viaggia cosa fa? Va al mare e deve fare il bagno, no? E non vuole levarsi l'orologio, perché ovviamente quando sei in giro per il mondo non è che puoi lasciare l'orologio, in camera d'albergo, nella tenda, se te vai con la tenda, no? Sa. Ieri vedevo i ragazzi a San Siro, no? Perché pare che ci sia un concerto di Taylor Swift si chiama, giusto? Che pare sia una macchina da soldi, no? Perché poi adesso le cose che valgono sono tutte quelle che producono soldi, no? Solo che, cioè, non è uno che ci canta bene, no, produce soldi. Com'è che la presenta? Non come una brava cantante, sentite qua cosa... No, questa è una macchina da soldi dove va lei, aumenta il PIL delle aziende, cioè, degli stati addirittura. Vabbè, e vedevo questi ragazzi che arrivano da tutto il mondo, no? Alcuni addirittura da New York mi dicono che costa meno venire da New York in Italia a vedere Taylor Swift che non andarla a vedere in America, perché in America pare che i biglietti non te li puoi permettere, cioè costano 10.000 dollari, non lo so. Ebbene, li vedevo questi carini, tutti nelle tende, sai, lì, però sono effettivamente esperienze, pensavo, no? Che noi non possiamo più fare. Tu pensa a un uomo, una donna oltre i 50 anni che vada a dormire su una tenda, tanti non avevano nemmeno il materassino, cioè lì buttati per strada così, ma belli contenti, felici. Era carino, era carino. L'abbiamo fatta anche noi, l'abbiamo fatta anche noi. Adesso no, eh. Adesso non me lo chiedere, Sara, ma lo zio a dormire nella tenda, a San Siro non ci viene, non ci viene. Ritiriamolo, ritiriamo. Ci sono andato però, ci sono andato. No, a San Siro no, ma nella tenda ci sono andato a dormire. Di questa è del 2010, 5002, la richiesta, bello, l'Air King, questo è un classico, dai. Questo è un classico, però bello, mi piace. No? Per esempio dei concerti quando li vedo delle volte alla televisione, la cosa che mi entusiasma di più è vedere cantare i ragazzini, le ragazzine, lui che canta, no? Quelli senti che urlano, che guardano, è carino, mi piace più che il concerto, devo dire. Vedere e mi ricordo quando lo facevo anch'io. 5.200 euro, 34 mm, Air King, quadrante nero, bello. Anche questo è un modello molto apprezzato dal pubblico femminile perché è un 34 mm. Automatico, corredato, eh? Tra l'altro fai vedere lo stato di conservazione. Qua, ecco, ritorniamo un po' ad essere seri e facciamo notare quel che è giusto, cioè lo stato di conservazione di questo orologio che è davvero eccellente, eccellente, eh? C'è il bracciale ancora ben serrato, non c'è una riga e ricordo che su questi modelli non è facile trovare questo stato di conservazione perché questi modelli in genere chi li aveva li indossava sempre. Ritiriamolo, eh? Ritiriamolo. Questo è un altro cronografo, icona della cronografia mondiale, della Zenith, il movimento è il 146, se non sbaglio, di derivazione Martel Watch, del 1956, non 146.
del 1957, questo orologio, questo cronografo Cassa Oro 2007, cosa abbiamo chiesto? 2007, vabbè, dai, ci sta, ci sta. 45 minuti. Tant'è vero che il calibro è 156D, che la D sta appunto a indicare che al contaminuti crono a 45 minuti, che non è una cosa banale, semplice. Quasi tutti i movimenti avevano all'epoca i contaminuti crono a 30. E poi verso gli anni 40, così con il così diffondersi della passione calcistica, no? Quindi il primo tempo 45 minuti, eccetera, no? Infatti questi erano gli orologi che venivano in quegli anni dati agli arbitri tante volte, no? Che all'epoca misuravano il tempo con questi cronografi. Non solo, ma anche l'ora accademica, per chi studiava all'università, non a caso questi orologi erano al polso di persone, che non certo facevano di classe bassa, erano insomma, al polso di persone di classe elevata che erano coloro i quali si potevano permettere magari di studiare all'università. Quindi il contaminuti 45 aveva una ragione proprio precisa per essere ideato ed era comunque uno sforzo da un punto di vista della casa produttrice. Da chi realizzava il movimento, perché dovevi in pratica stravolgere tutta l'architettura del movimento, cambiare le ruote con i numeri dei denti diversi, quindi dovevi proprio rifare completamente il movimento. Quindi passare da 30 minuti indicati nel quadrantino dei contaminuti crono a 45, non era una cosa semplice. E lo facevano solo poche aziende, poche aziende. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo non ha il contaminuti a 45, no. Ciò non di meno è un orologio abbastanza apprezzato, eh? È abbastanza apprezzato. Qui lo vediamo con il suo vestito migliore, che è l'oro bianco. No, una volta avremmo potuto dire che il vestito migliore del Daytona fosse il platino, perché hanno fatto anche il modello in platino. Oggi invece dobbiamo invece ribadire che è l'oro bianco il vestito migliore, perché l'oro bianco, l'oro è quello che vale di più, no? Se voi andate a vedere, storicamente il platino è sempre costato più dell'oro come metallo. Oggi assolutamente costa meno della metà, eh? L'oro è sui 70 euro al grammo, il platino mi pare che sia 36, 33, una cosa del genere. Sì, costa la metà dell'oro. E beh, ma che è strano, no? Perché il platino è molto meno presente dell'oro, costa molto di più estrarlo, no? È più raro e dovrebbe comunque costare di più. No, ma questa è la conferma che il valore dell'oro, no? Non è una cosa nominale, dovuto al costo di estrazione, alla presenza in natura, eccetera, ma è un fattore purtroppo finanziario, speculativo, no? Vabbè. Comunque, adesso io ho parlato dell'oro, del platino, però trattativa riservata del 2006, Daytona in oro bianco, in oro bianco, col quadrante Racing, mi pare, no? Si chiami così, che è un quadrante un po' diverso rispetto al solito quadrante che troviamo nel Daytona acciaio, acciaio oro oppure oro. È un quadrante proprio, vedete, cifre arabe radialmente disposte, applicate in oro bianco, ovviamente, ecco, per carità. E poi c'è questo tocco di rosso che troviamo sia nelle lancette dei contatori cronografici, sia nella sfera trotteuse centrale, conta secondi crono. Daytona oro bianco, ritiriamolo. Questo è comunque un pezzo che è da considerare come acquisto in chiave patrimoniale, ovvio, non solo diciamo così orologio da indossare e mettersi. E di questo chiediamo 3.600 euro, che secondo me è uno dei pezzi più interessanti, come diver. 42 mm, c'è anche la versione 44, ma questo è il 42, 3,6 tra l'altro, insomma dai, ma voi pensate che sia
abbia tanto da invidiare a un submarine, questo Planet Ocean, lunetta arancione 600 metri, coassiale. Pensate davvero che abbia tanto da invidiare a un submariner? Ma forse l'estetica, dai, devo dire la verità, ecco, l'estetica, che poi è sempre una questione di gusti, no? Considerando un po' i gusti generali, forse ha fatto una presa migliore l'estetica del submariner che non questa, cioè piace di più il submariner che non questo. Io non sono del tutto d'accordo, però, ma non lo so. Com'è che si dice? De gustibus, eh? Ottimamente conservato, scatole garanzia, 3.600 euro la richiesta, coassiale, il calibro automatico, 600 metri, tanto questo insomma, se il submarino è 300, questo è 600. Valvola per lo scarico dell'elio manuale, posta a ore 10, e poi abbiamo queste classiche anse ad elica, che caratterizzano i modelli sia Seamaster che Speedmaster. Ritiriamolo, ritiriamo. Poi, se vogliamo, il coassiale, mentre un qualsiasi orologio va revisionato ogni 5-6 anni, il coassiale 10-11, quindi nel tempo vi permette comunque di risparmiare un po' sui costi di manutenzione, perché la manutenzione è una cosa fisiologica, bisogna farla. È come cambiate l'olio nella macchina, dovete cambiare l'olio nell'orologio. E ogni tot anni, questa va fatta. Questo è del 92, 5.200 euro la richiesta, è un date. Poi ce n'è uno, questo è quadrante nero, forse un po' più richiesto. Ne abbiamo uno con quadrante bianco, bianco romane, che lo vedremo più avanti, che proponiamo mi pare a 4.9, 4.8. Stesso orologio, in pratica stesso orologio, cambia solo il quadrante. Questo è del 92, corredato, 34 mm. Quadrante nero, fa vedere lo stato in conservazione, anche qui eccezionale. Che poi questi orologi a me piace presentarli proprio perché particolarmente, come dire, ben conservati, sono in condizioni eccezionali, condizioni eccezionali. E questo notatelo, quando acquistate un orologio usato fate molto caso alle condizioni, allo stato in conservazione. E preferite sempre quello in miglior stato di conservazione, anche se costa di più. Perché ricordatevi una cosa, voi comprate un orologio, no? Lo pagate una cifra, magari lo pagate 1000 euro in più dello stesso mal conservato. Fra 10 anni, questi 1000 euro in più che avete speso, non ve li ricordate, però la qualità vi rimane, la qualità vi rimane. Se invece comprate per risparmiare 1000 euro, compro quello più brutto, più rovinato, più stanco. Fra 10 anni mi sono dimenticato del risparmio che ho fatto, perché poi l'ho speso in un altro modo e beh, mi rimane l'orologio brutto. Ritiriamo quindi assolutamente. Lo stato in conservazione deve essere molto attenzionato. Questo Vacheron, questo è un calendario completo, doppia data, day date, un orologio degli anni 90, uno spettacolo, 34 mm, automatico. Orologio per cui chiediamo, dai, li merita, 8.200 euro se ne merita tutti. Questo è una cosa molto figa, si può dire? In televisione? Bello, no, è proprio bello. Molto fine, va, molto fine, un orologio molto fine. E doppia data perché vedete i due contatori che ricordano i contatori cronografici in realtà esprimono il giorno della settimana, ore 9, da lunedì a domenica, invece il giorno mese a ore 3, analogicamente indicato dall'1 al 31, calendario. No, non è nemmeno il calendario annuale, questo è semplicemente il day, doppia data. Cassa oro 18 carati, poi abbiamo il correttore che serve per regolare velocemente il giorno settimana, un fondello a vite, fissato da 5 viti, cassa, dicevo, oro 18 carati, orologio che costava mi pare 10.000 euro, questo orologio costava, ma parliamo degli anni 90, degli anni 90, 10 milioni costava.
Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'è questo decoro quadrettato, bello. Poi questo, qui la richiesta era 8,8 e 5, l'abbiamo un po' abbassato da 8,8 a 8 e 5 del 2011 con il quadrante Jubilé, lunetta oro bianco, 116,234 alla referenza. 116,234 alla referenza. 36 mm. Bellissimo questo quadrante. Quadrante Jubilé si chiama proprio così. È quello caratterizzato da queste scritte Rolex, no? Che tappezzano proprio il quadrante e che lo rendono particolarmente accattivante. Poi qui, insomma, versione blu, ecco, abbiamo una sinergia, no? Estetica. Proprio bello. Le cifre sono romane, radialmente disposte, in oro bianco, così come le sfere. Le sfere sono le lancette. Sai perché si chiamano sfere in gergo, in tecnico? Perché i primi orologi che facevano nel 1400, 1300, 1200, in realtà chi costruiva gli orologi non è che volesse vedere che ore fossero, cioè, all'epoca c'era il sole. No, voleva rendere omaggio al creato, no? Perché il sentimento religioso all'epoca era molto importante, molto forte, no? Allora, l'idea era quella di rendere omaggio al creato e quindi si voleva rappresentare l'universo, il cielo stellato con gli astri che si muovono, no? E questi pianeti erano rappresentati da piccole sfere, no? Che poi in questi ingranaggi si camminavano, no? Si giravano, eccetera. Ecco perché le lancette poi si chiamano sfere. È rimasto il nome. Ritiriamolo, ritiriamolo. Louis Erard, chi lo conosce? In realtà è un'azienda. Louis Erard era, vabbè, un ideatore del marchio, un orologiaio, che in realtà fonda l'azienda nel 1937. Poi solo nel 1978 Paul Erard, un suo discendente, successore, non so se nipote o figlio, diciamo registra il marchio Louis Erard, no? E addirittura poi sviluppa negli anni 90 intanto apre una nuova sede di 1300 metri quadrati, no? Alla Chaux-de-Fonds e accentua appunto la produzione di orologi di qualità. Di qualità, perché la Louis Erard si vuole distinguere nella produzione di orologi qualitativi. E di questo chiediamo 1500 euro, un orologio particolare, a parte il diametro 42, una cassa in acciaio, è un cosiddetto regolatore. Cosa vuol dire regolatore? Ebbene, è un orologio dove sono evidenziati i minuti. No? Qui è un carica manuale questo, evidenziati i minuti perché vedete che le ore sono indicate in quel piccolo quadrantino decentrato, a ore, più o meno sulle ore 12, no? Sotto le ore 12 dove vedete che c'è l'indicazione 12, 3, 6, 9, no? Quindi le ore sono quelle. Poi sotto c'è un altro quadrantino decentrato che indica lo scorrere dei secondi, diciamo più o meno sopra le ore 6. È visibile, e mentre centralmente, ecco, notiamo la lancetta regina di questo orologio che evidenzia importanti sono i minuti che scorrono. In questo caso, per esempio, l'ora che segna l'orologio sono le 11:50, ossia le 12 meno 10, no? Un po' diverso da leggersi, quindi insomma bisogna un po' farci l'occhio, eccetera. Ed è un orologio che sicuramente è apprezzato da coloro i quali vogliono un po' andare fuori dalle righe, insomma, avere una cosa un po' diversa. E qui qualità ce n'è, attenzione, è un carica manuale, abbiamo visto poi tra l'altro sul fondello trasparente possiamo notare la qualità dei decori che abbiamo sul movimento, l'oscillare del bilanciere piatto. Le viti azzurrate, insomma, dai, bello orologio, eh? Bello orologio. D'altra parte, questa è un'azienda che cerca di distinguersi per qualità. Per qualità.
1.500 la richiesta, ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era l'altro dei Just Lady, mi pare che qua chiediamo 3.300 euro, anche qui c'è corredo, attenzione, un altro 27 mm, quindi orologio che proponiamo a 3.200, ma... perché è un 27 mm, perché è un Lady, fosse solo che un misura media, ciao. Certificato COSC, lunetta zigrinata, quadrante champagne, lunetta, poi abbiamo la Corona Vite, Corona Vite, ben conservato, scatola garanzia. C'è scritto di che anno è? No. 3,2, vabbè, lascia 3,2, dai. 3,2 me li faccio dare da Slato, 100 euro. Ma per me allora. Vabbè, me li date voi due. Lui l'ha scritto e te l'hai detto. Ecco, 50 a te e 50 a lei. E lui. Oh, così abbiamo risolto il problema. Fai vedere com'è conservato, così poi passiamo ad altro. Che abbiamo ancora 30 minuti, quindi siamo abbastanza in orario, sempre che non mi perdo lungo la trasmissione. Ritiriamolo, dai, ritiriamolo questo Lady Day Just. E questo Cartier, oh, l'ho presentato, fai conto, c'è stato un tripudio di telefonate, di richieste per questo orologio. Probabilmente era un orologio che magari tanti volevano regalargli alla fidanzata e poi questa l'ha lasciato, cioè, non mi spiego un altro motivo. Cioè, uno magari dice, ah, oh, lo regalo a Paola. E poi l'indomani Paola scrive: guarda, c'ho un altro, non ti voglio più. Allora, perché poi sono cadute tutti questo interesse verso questo Cartier. Tra l'altro è il Must, è nuovo, scatola garanzia, costa 3.800 euro, l'ho proposto a 2,5, perché è nuovo proprio a 20 giorni questo orologio, cioè è 20 giorni che è uscito dal concessionario. Orologio che è uscito dal concessionario, probabilmente regalato a un'altra fidanzata non gradito, e questa se l'è venuta a vendere. Perché non tutto quello che regaliamo alle fidanzate loro lo gradiscono. E il non gradimento può essere perché non provano interesse verso l'oggetto che gli regalate, oppure non provano proprio interesse verso di voi, e allora lì proprio non c'è verso. Anche se l'oggetto mi piace, di solito no, se lo tengono, se lo tengono. È nuovo, questo è nuovo, con 40 è misterioso, must, collezione must, tank must. Quarzo ovviamente, vedete che c'è ancora tutto, il QR code addirittura, mamma mia, quello è il QR code, oggi tutto funziona con il QR code, no? Cioè quando vedete quei simboli lì, basta che ci appoggiate il telefono sopra con la fotocamera inserita e vi appare tutto il mondo che c'è dietro quel piccolo simboletto. Meraviglie della tecnologia, ritiralo, dai, ritiralo, ritiralo. Questo è arrivato da poco, è del 98, chiediamo 6.800 euro, poi possiamo poi vedere, esaminare se c'è qualche ritiro, qualche cosa, insomma. Ed è il 16220, cosa vuol dire 16220? Vuol dire lunetta zigrinata in acciaio, no? Perché le referenze di questi orologi, di questi dei Just 36 mm, erano 16.200, 16.220, 16.234, ossia 16.200 lunetta liscia, 16.220 lunetta zigrinata in acciaio, quindi lunetta liscia acciaio, acciaio zigrinata, 16.234 lunetta oro bianco zigrinata. Queste erano tre versioni dei Just, che tuttora produce la Rolex, no? Perché 30, adesso poi vabbè, fa anche 41 mm, però dei Just la Rolex produce sempre. No, non fa più la lunetta acciaio zigrinata, non la fa più, attenzione, adesso ne fa solo due versioni. Fa solo la lunetta in acciaio liscia, bombata, e la lunetta zigrinata però oro bianco. Questo quindi con la lunetta acciaio zigrinata non è più prodotto. Il quadrante poi è quello bianco romane, è un classico, dei Just, le cifre sono in oro bianco, applicate, lo stato di conservazione lo vedete, l'orologio del 98, scatola e garanzia, c'è tutto, c'è tutto. Bello, automatico, 10 atmosfere, ritiralo.
Questo è un diver particolare dell'Omega, la richiesta è 3200, però attenzione, titanio, bello leggero, la sensazione titanio. Tanto leggero, il titanio è un metallo che è stato scoperto in Inghilterra nel 1791, e proprio per le caratteristiche di questo metallo, di estrema leggerezza ma robustezza, grande robustezza, è stato proprio chiamato con questo nome che ha a che fare con la mitologia, no? I titani, che erano quelli che reggevano il mondo, non sbaglio, no? Bisognerebbe chiederlo a Manuela, che lei è esperta di mitologia. E, anzi, ora poi glielo scrivo, mi faccio dire chi erano i titani. Sicuramente lo sa. E di questo chiediamo appunto 3200, non è corredato, se non sbaglio. Le caratteristiche sono cassa bracciale in titanio, movimento automatico, non è coassiale questo, è un 300 metri, cronografo, Seamaster come modello. E appunto l'interessante di questo orologio è che comunque i pulsanti che sono liberi possono essere azionati anche durante l'immersione dell'orologio, quindi quando siete in acqua potete, se volete, azionare il cronografo, non succede niente. L'unico modello cronografico con cui si possa fare, o meglio, no, lo fa anche l'Aqua Racer di Tag Heuer. Si vede che sia la Tag Heuer che Omega ci sanno veramente a che fare, sanno ci sanno fare con gli O-ring, con le guarnizioni, appunto. Poi un'altra caratteristica sono le lancette scheletrate di questo modello, il decoro ad onde del quadrante e la sagomatura della lunetta girevole unidirezionale. Questo è un altro bel pezzo, eh? 3200 la richiesta, ritiramelo, grazie. Questo è un gioiellino, eh? Anche qui chiediamo 5200, scatola garanzia. E sempre Lady, vabbè, ok, se fosse il 34-36 mm non sarei qua a chiedere altro che 5,2, 9,2 chiederei, no? Scatola garanzia, Yachtmaster, acciaio oro. Il 36 mm oggi costa 14.000 euro di listino, vedete un po' voi, 5,2 meno della metà. Perché? Perché è un Lady, quindi. Se qualcheduna di voi apprezza la misura piccola, e so che ci siete in tante, siete tante, che apprezzate la misura piccola, e comunque avete il mio applauso, la mia solidarietà, perché effettivamente spesso, specialmente quando chi porta l'orologio non è particolarmente fisicato, quindi una donna, ecco, che non sia alta 1,80, che non abbia un polso grande, eccetera, secondo me sta meglio con l'orologio piccolo. Io sarò ancora l'antica, vediamo un po' quello che vuoi, però per me sì, stanno meglio, stanno meglio. Questo è come nuovo, eh. Vedete lo stato di conservazione 169.623, la referenza ancora chiaramente leggibile sul fondello, o meglio sul bollino verde, no? Che caratterizza il fondello. Poi è bellissimo il quadrante con gli indici rubino, perché sono sì bicchierini, ma all'interno non c'è la luminova, ma c'è questo rubino, questo piccolo rubino sintetico, che caratterizza esteticamente il quadrante di questo orologio, rendendolo davvero un piccolo gioiello. 5,2 la richiesta, corredato, ritiralo, grazie. Poi ecco, vi ricordo il calendario perpetuo, altro orologio che secondo me troverà la sua collocazione quest'inverno, perché poi adesso siamo tutti pronti per andare a caccia di coccodrilli, andare in vacanza a fare le scalate dei ghiacciai, a fare il rafting, a fare tutte queste, lanciarci col paracadute, no? Quindi questo orologio non va bene per tutte queste attività estreme che andremo a fare in vacanza quest'estate. Questo è un calendario perpetuo, il Michelangelo dell'Ulis Nardin. Calendario perpetuo, fasi luna. Orologio caratterizzato da questa cassa di forma con le anse a snodo in oro 18 carati, bellissimo. Insomma, questo è un orologio
tranquillo, da indossare a una serata in un romantico ristorante, in compagnia, in dolce compagnia, davanti magari a un caminetto, godendo del tepore che si contrappone al rigido clima che c'è fuori con la neve, eccetera. Un orologio più tranquillo, anche se comunque non è vero, perché poi sono orologi questi che davvero si possono indossare quotidianamente. Ovvio che no, l'acqua, non, insomma, anche per esempio la moto non è che ci fa tanto bene, andare in moto, perché sono comunque insomma, orologi complicati. Quanto avevamo chiesto di questo orologio del Michelangelo Fasiluna? Avevamo chiesto 6.500 euro, ma stiamo, ripeto, parlando di un calendario perpetuo, ciclo 4 anni. Quindi l'indicatore, perché quei contatori indicano la data, no? Cioè giorno, mese a ore 12, il mese a ore 3 e il mese dell'anno, ovvio, e il giorno settimana a ore 9. Ebbene, questi sono in grado di misurarvi, cioè di darvi la data giusta anche del febbraio bisestile ogni 4 anni, senza che voi interveniate manualmente, quindi calendario perpetuo. Poi le lune sono addirittura, devo dire, minuziosamente indicate nel classico quadrantino ad arco a ore 6, addirittura facendo riferimento al giorno preciso, no? Quindi il primo giorno della fase lunare, secondo giorno, terzo, eccetera. E con ovviamente la corrispondente fase lunare, no? In questo caso siamo a luna nuova, perché non vedo spuntare nessuna luna. Quindi parliamo di un calendario perpetuo, non a caso dedicato a Michelangelo, che sappiamo tutti era un grandissimo artista. Ritiriamolo, dai, ritiriamo, un orologio che magari ce lo godiamo di più quest'inverno, sicuramente. Di questo è l'RRR da collezione. Vabbè, l'ho già detto il prezzo, la richiesta, questo è praticamente condizioni pari al nuovo, è il 3186 RRR del 2006-2008, mi ricordo, 2009, e la richiesta era 9.000, però attenzione, qui non siamo di fronte a un semplice 16570 Explorer 2, quadrante nero, scatola garanzia, no. Questo è un RRR con calibro 3186, quindi transizionali. Orologi che, insomma, se ne hanno fatti pochi, quindi è un numero limitato davvero che esiste al mondo di questi, e nel tempo la loro rivalutazione collezionistica diciamo, è sicura, ecco, è sicura. È garantita, è garantita. Poi, se me lo conservate in questo stato, ancora di più, perché l'orologio, devo dire, tra l'altro è stato acquistato, forse per scopi speculativi, ecco, quindi non è mai stato indossato. È praticamente nuovo, nonostante sia del 2009, l'orologio è nuovo. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era il Tudor, il 58, di questo chiediamo, mi pare 3008, è 58 mm. Un orologio che ne costa 4,4, adesso non ricordo, però è molto apprezzato perché tra l'altro c'è stato un ritorno al 38 mm, no? Quindi della collezione Black Bay, che è caratterizzata da casse di 42 mm, la Rolex a un certo punto, per rievocare il primo subacqueo realizzato nel 1958, esce con questo modello di Black Bay che appunto è più piccolo, 38 mm. E dopo un certo periodo di stupore, poi ha avuto un successo strepitoso, perché poi ci siamo anche accorti che alla fine 38 mm sta bene al polso. Ce lo godiamo. Scatola garanzia, non mi ricordo l'anno, guarda un po' se c'è scritto. 2021, 2021, quindi un orologio recentissimo, indossato pochissimo, pochissimo, e quindi da goderselo ancora pieno, per i prossimi anni.
Ovviamente impermeabilità a 10 atmosfere, no, 200 metri, 200 metri non quindi, sono un po' di più di 10 atmosfere, sono 20 atmosfere. E con una vite, lunetta girevole, unidirezionale, ceramica, satinatura del bracciale della cassa, vetro minerale e lancette snowflakes luminescenti. Così come luminescenti sono gli indici a bicchierini, direi quasi bicchieroni, perché vedete che sono abbastanza evidenti. Ritiralo, ritiralo. Questo è bello, questo è un Super Oyster con quadrante 369, chiediamo il listino, è del 2018 ma è come nuovo. Chiediamo il listino che è 6.350. D'altra parte se andate a cercarlo, questo orologio non lo trovate, dai, ancora non si trova, ancora i concessionari sono oberati dalle richieste, dalle prenotazioni, per cui, per esempio, io conosco un concessionario che mi ha detto che loro sono a posto per i prossimi 3 anni, quindi fino al 2026-27, tutto quello che arriverà di acciaio è venduto. Hanno già preso le caparre, quindi. Non, questo concessionario, se gli andate a cercare un Rolex, per i prossimi 3 anni non ve le può dare, perché tutti quelli che arrivano, a meno che non raddoppino le consegne, ma non credo che Rolex raddoppi le consegne, perché oramai Rolex, tra l'altro, hanno, secondo me, un ufficio marketing efficientissimo e loro regolano l'apertura del rubinetto, quindi il numero di consegne, in base alla domanda che hanno. No, non sovraffollano l'offerta, perché poi se no gli orologi cominciano a essere venduti con lo sconto e allora insomma questo non lo vuole, la Rolex non lo vuole, la Rolex vuole mantenere alto il prestigio forte di una grande domanda che c'è verso i suoi prodotti e vuole mantenere alto il valore del marchio appunto distillando le consegne. Quindi a meno che non raddoppino, non triplicano le consegne ai concessionari, quasi tutti i concessionari per i prossimi 2 anni per i modelli così in acciaio sono a posto, cioè tutto quello che arriva è già venduto. Per cui, ecco, quando volete trovare un orologio del genere, vi dovete rifare al mercato del reseller, al mondo dei reseller. E questo è interessante. Ritiralo, ritiralo. Questo di nuovo è bello, questo è l'Omega Tresor della collezione Master, oro bianco, coassiale, quadrante argento. Qui la richiesta è 11.500 euro, scatola garanzia, questo è un pezzo importante. 41 mm il diametro, oro bianco, decoro guilloché del quadrante, lancette a daga, no, a daga pencil, sono molto sottili. E beh, questa è l'eleganza fatta orologio, però non è proprio elegantissimo. Conserva comunque forti caratteristiche anche sportive, grintose, se vogliamo, no? Questo orologio che non è proprio da considerarsi uno sportivo, non è un subacqueo, non è un diver. È un orologio chiaramente da indossare quotidianamente, magari se si fa vita d'ufficio, eccetera, no? Ma è estremamente, nella sua sportività, molto elegante, molto elegante. Pezzo particolare, fa parte della collezione Master, certificato cronometro, ovviamente, carica manuale, altra chicca, no? Perché se vogliamo l'orologio carica manuale ha comunque conserva in sé un particolare grado di raffinatezza, di eleganza, no? Se vogliamo. L'orologio che te lo indosso, non necessariamente lo tieni su tutti i giorni, lo metti per particolari occasioni, eccetera. Questo è il movimento, spettacolare. L'8511 a carica manuale. Notiamo, a parte, vabbè, lo scappamento coassiale, notiamo per esempio la novità dell'ingegneria attuale dei movimenti, che è il fissare il ponte del bilanciere su due viti. Vedete che è un ponte lungo, no? Ancorato su due viti. E questo dà maggior stabilità al bilanciere stesso e quindi garantisce una migliore isocronia, un migliore, ovviamente, un miglior scorrere, del bilanciere, quindi
Miglior precisione, tanto platina 3 quarti che garantisce al 50%, scusate, che garantisce una maggior solidità del movimento stesso. E dal movimento già capiamo, inevitabilmente di fronte a che pezzo siamo. Costa 14.600 euro l'orologio, è praticamente nuovo, di listino costa 14.600. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo invece è l'altro del 23, Explorer 1, quello per cui chiediamo 7.500, quindi siamo passati da insomma, qualcosa di più, è un listino anche qua chiediamo. 36 mm, nuovo modello questo, questo è il nuovo modello. Vedete che l'orologio è intonso praticamente, intonso. Mai toccato polso, direi. Acquistato per scopi speculativi, ricordo che tra il 2010 e il 2018 chi cercava questi orologi in genere lo faceva in gran parte per motivi speculativi, motivi finanziari perlomeno, ecco, non tanto per comprare l'orologio, metterselo, goderselo, eccetera, ma per investo 10.000, investo 15.000, investo 5.000, eccetera. E questo invece da goderselo, da goderselo al polso perché è un gran bell'orologio. A me è sempre piaciuto l'Explorer 1, molto apprezzato anche dal pubblico femminile. C'è un bel connubio di sportività e anche eleganza, se vogliamo. Acciaio, ritiriamolo, ritiriamolo. Questo poi invece è il doppia data della Tudor, orologio che costa 2.700 euro di listino, praticamente nuovo, scatola garanzia, 41 mm il diametro, 2007 di listino in produzione, ve lo propongo, facciamo 1.850, 1.850, dai. Beh, qua con 1.850 euro compriamo comunque un orologio particolare. Intanto per gli amanti dei big size, degli orologi grandi, dico che è un 41 mm, quindi insomma, un orologio grande. La lunetta è caratteristica, no? Si chiama Godron, questa finitura particolare in rilievo sulla lunetta, che è comunque a spiovente, e poi c'è questo quadrante ampio con la classica finestrella d'arco ad indicare il giorno della settimana, quindi day date, doppia data, doppia data. Bracciale integrato, fallo vedere, magnificamente conservato, scatola garanzia 1850. Ritiralo. Poi c'era, vi ricordo, quel date famoso. Quello da 4 e 8, qui siamo aggressivi col prezzo perché poi comunque si cerca di monetizzarlo. È del 98-99, non mi ricordo questo orologio, 98 del 1998, ma magnificamente conservato. 34 mm, bianco romane con sopra indici in acciaio rodiato, il quadrante, e fai vedere lo stato di conservazione. Devo dire eccezionale, ricordiamo che questi modelli poi non è facile trovarli in questo stato di conservazione, specialmente degli anni 90, perché chi ce l'aveva se li metteva sempre, tutti i giorni, notte e giorno spesso. A proposito di notte e giorno, ricordo che l'orologio di notte va tolto e va riposto sul comodino. Ritiralo, ritiralo, guardate che bello che è questo. Scatola garanzia, secondo me, della Frank Muller, della collezione Sin 3 Courvée, tra l'altro con la cassa tonneau, il più bello. È il Conquistador questo, no? Che è una collezione, il Conquistador che si rifà alla collezione, ai Sin 3 Courvée, però con volumi più marcati e quadranti comunque sportivi. Guardate questo quadrante, con questa finitura Rayon de Soleil incisa, queste cifre arabe sinua, le lancette azzurrate, bellissimo questo orologio. 3.008 la richiesta, corredato, la referenza è l'8005, quindi modello anche grande.
E costava questo orologio 10.000 franchi nel 2006, tanto così per darvi un'idea, eh? 10.000 franchi sarebbero oggi 10.000 euro, ma attenzione, sarebbe stato il listino del 2006, non del 2024. C'è un po' di differenza, eh? Nel 2006 Saretta aveva 4 anni, eh? Era un topoletto alto così, che non parlava nemmeno tanto bene. E adesso mi sembra che sia diventata un po' diversa, no? Quindi insomma, è passato di tempo. Ebbene, questo orologio nel 2006 costava 10.000 franchi svizzeri. Scatola garanzia, secondo me bellissimo, con questa cassa più particolare del modello Conquistador, sempre arcuata, quindi che segue anatomicamente il profilo del polso. Zaffiro il vetro, rimessa rapida del datario. Poi qui abbiamo animato questo orologio dal calibro 28.000, che ha un'autonomia di 44 ore. Poi c'è, insomma, tanto per dare qualche ragguaglio in più, abbiamo la regolazione della spirale a vite eccentrica, non solo, ma questo ha il rotore in platino. Quindi la massa oscillante, il rotore è in platino, che è un metallo notoriamente più pesante. Ritiralo, il Frank Muller Conquistador, bellissimo. Poi, ecco, vi ricordo l'altro dei Just, sempre da 6008, questo credo sia un 92, scatola garanzia, magnificamente conservato. Questo è il 16200. Abbiamo visto prima il 16220, lunetta zigrinata, questa sempre in acciaio, ma la lunetta è liscia, Bellissimo anche questo. Particolare, hai fatto vedere lo stato di conservazione, un orologio che tanto conosciamo perché l'abbiamo già proposto, l'abbiamo già fatto vedere, tracce del bollino verde, quindi insomma un orologio assolutamente valido, sotto tutti i profili. 36 mm il diametro, 36 mm il diametro, corredato, ritiralo. Poi c'era, interessante, bello a 3008, il Pelagos in titanio, vero e proprio diver, della Tudor, direi il diver per eccellenza. Tutti i Tudor della collezione Black Bay, per esempio, sono impermeabili a 100 metri, 200 metri. Questo invece addirittura 500 metri. Equipaggiato dalla valvola per lo scarico dell'elio, un magnifico quadrante nero con questi indici molto in rilievo, rilevanti, grandi, luminescenti. Anche qui le lancette sono snowflakes, secondi centrali, insomma. Scatola garanzia, costa di listino questo orologio 4.000 e qualcosa. Cosa viene di listino? Non è che l'avevo segnato. 5.140, attenzione, l'orologio come nuovo. Il listino in questo orologio è 5.140 se andate a cercarlo oggi. Altro particolare interessante è la chiusura che automaticamente possiamo regolare. Per esempio, indossando l'orologio su una muta, quindi se abbiamo bisogno di maggior spessore, non dobbiamo ricorrere a particolari sforzi, ma si allunga da solo, da sola questa chiusura. Bello, orologio assolutamente adatto alla stagione che andremo a vivere adesso. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era dell'85, bellissimo, 4.500 euro, chiedo, ma davvero qua sono rigido perché questo è un bell'orologio, questo è un dei Just vetroplastica, scatto rapido di data, quindi calibro 30-35, transizionale, perché negli anni 80 è arrivato il nuovo calibro con lo scatto rapido di data, che facilita un po' la vita a tutti, con l'avanzamento, scatto rapido, sì. E però ancora c'era il vetro plastica per i modelli in acciaio, no? Vetro zaffiro per i modelli in acciaio è arrivato verso la fine degli anni 80. Quindi questi orologi rappresentano comunque dei modelli transizionali poco presenti sul mercato perché realizzati in numero, non esagerato, e comunque ricchi di fascino, insomma, questo è proprio bello. Il vetro plastica, tra l'altro, con scatto rapido di data. Direi fosse il meglio, l'abbinamento migliore che troviamo sul dei Just, su un Rolex in particolare. 36 mm il diametro, 36 mm. Ritiralo anche questo. E poi, ecco, adesso vi faccio vedere l'orologio che avete già ammirato. Ecco, se ogni tanto spunto anch'io e spunta alle mie spalle,
Girard Perregaux Levo III, il laureato che è un modello, tra l'altro, che nasce nel 1995 ed era un orologio particolarmente indicato come regalo così alla festa di laurea. Questo è, diciamo così, il modello più importante come solo tempo, ossia quello con la riserva di carica e la Big Date, no? Questo si chiama Sport Classic Laureato Evo III, Grandata e Fasi Luna. No, sì, anche le fasi luna questo, no? Se non sbaglio. Sì, c'è anche le fasi lunare, cavolo, sì, quello è bellissimo, dai, questo è davvero bellissimo. 3.800 euro la richiesta, è un 10 atmosfere, tanto per fare un esempio costava 8.200 euro nel 2006, anche qua, e ricordo che nel 2006 Sara aveva 4 anni, era un topoletto così, anche qui sono cambiati i tempi, oggi quanto costerebbe questo orologio? Altro che 8.200 euro, il doppio, sicuramente. Questo è un orologio da 15-16.000 euro. Corredo scatola, perché una scatola dovremo averla, della Girard Perregaux, e 3.800 euro la richiesta. Magnifico però, peraltro, il bracciale, con questa doppia finitura lucido satinata, questo bracciale integrato e degradante, che poi finisce con una deployante. A doppio snodo con doppio pulsante di sicurezza, tra l'altro con gli indici, il logo della casa, GP Girard Perregaux. Guardate il movimento, che tra l'altro è il calibro 33-30 base, però poi modificato per la grandata e la riserva di carica, no? Attenzione, tutti questi movimenti sono decorati a mano dagli orologiai della casa, Finitura anglage, finitura Côte de Genève. Qui siamo davvero nell'alta orologeria. Ora lasciate perdere, ve lo sto proponendo a 3.800 euro. Questo è un grande orologio. Splendido ancora, notiamo il quadrante con decoro quadrettato, in questo caso nero. E la lunetta ottagonale, lunetta ottagonale, tra l'altro a doppia finitura, anch'essa lucido satinata, con queste guarnizioni in caucciù. Bellissimo questo orologio, davvero secondo me uno dei più belli che abbiamo in negozio. Purtroppo siamo costretti a proporlo a 3.800 euro perché la Girard Perregaux è una casa che insomma è un po' bistrattata da un punto di vista commerciale. In realtà è una grandissima casa che nasce, pensate, nel 1856, è la casa che ha dato vita al celebre Tourbillon Tre Ponti d'Oro, considerato in assoluto il miglior tourbillon mai realizzato al mondo. Negli anni 70 la Girard Perregaux si dedica al quarzo, si butta a corpo morto nel quarzo, forse è questo che l'ha fatta un po' dimenticare come marchio importante dell'orologeria meccanica. Ma pensate che quella che ha dato vita alla produzione industriale dei movimenti quarzi, addirittura la frequenza che lei ha proprio brevettato a 32.768 Hz, la frequenza a cui oscilla il quarzo, che è il cuore di ogni movimento al quarzo, appunto, è stata poi questa frequenza utilizzata da tutti i produttori dei quarzi. Quindi una grandissima casa, la Girard Perregaux, assolutamente sottovalutata, sottostimata commercialmente. E questo purtroppo è un classico, no? A volte come, non so, una bella donna vestita male, struccata, spettinata, e per cui non è valorizzata. Però, se poi vai a vederla bene, merita. Merita attenzione. Ritiriamolo, abbiamo finito il tempo? Vabbè, dai, velocemente vi ricordo. Ma no, sì, dai, vi facciamo vedere. Sono ancora 3-4 orologi che non sono rimasti. Li facciamo vedere sabato prossimo. Tanto abbiamo ancora tempo. Ci vediamo ancora fino alla fine del mese. Poi ricordo che staremo aperti solo la mattina, la prima settimana di agosto. Poi staremo fermi fino al 27 di agosto.
Quindi è tutto per oggi. Saluto e ringrazio Slanto, saluto e ringrazio la Saretta e saluto e ringrazio soprattutto voi a cui do appuntamento in settimana da martedì a sabato oppure sabato prossimo in video, domenica prossima, secondo se ci vedete da YouTube o da Telegenova. Buona serata, arrivederci.